Allora, in diretta dai camerini del piccolo Eliseo di Roma, Maria Pagliato, Pierpaolo Sepe preparano Erodiade di Giovanni Testori, coproduzione tra il Teatro Eliseo di Roma e il Teatro Stabile del Veneto, una decisione coproduttiva presa insieme ancora circa un anno fa, una grande stima reciproca con Maria Pagliato, un regista che ci interessa e che ci piace, che è Pierpaolo Sepe. Non abbiamo potuto dire di no, e anzi con piacere abbiamo apprezzato il progetto, progetto che ha cominciato il suo lavoro in primo studio in Sardegna l'anno scorso, l'estate scorsa, e che ha ripreso le fila nel mese di settembre e ancora ora in prova. Fra qualche giorno dal piccolo Eliseo la sede di prova si sposterà a Vicenza, nella sede bellissima del Teatro Olimpico di Vicenza, dove debutterà il 14 ottobre e poi arriverà al piccolo Eliseo di Roma, dove aprirà la stagione il 19 di ottobre. Pierpaolo, cominciamo da te. Come ti sei trovato a maneggiare una lingua così difficile come quella di Testori e un'attrice così forte, così di personalità come Maria Pagliato? Io auguro a tutti i registi di maneggiare almeno una volta Maria Pagliato, perché credo sia veramente facile lavorare con un'attrice così brava, che risolve tutti quelli che possono essere i problemi di restituzione di una lingua appunto così complessa. Però per noi, per me e Maria, questa lingua ormai è talmente acquisita, perché è dal 2004 che noi leggiamo questo testo e che vorremmo farlo, poi per varie motivazioni, Maria, gli suoi impegni, insomma siamo arrivati al 2010 e abbiamo trovato questo produttore fantastico che ci gratifica il solo averci sostenuto, e quindi siamo felicissimi di essere qui all'Eliseo. Però in realtà sono 7 anni che noi conosciamo questo testo, che lo studiamo, che ogni tanto lo riprendiamo in mano e che insomma in qualche modo quindi è nostro, e quindi sono un testo straordinario, importantissimo, un autore che forse conosciuto ancora poco in Italia dal grande pubblico, che andrebbe spinto, sostenuto, raccontato anche nelle scuole forse. Maria, come ti trovi con una testa mozzata in mano? Ma in mano non c'ho niente, grazie a Dio, ed è la testa mozzata, poi si è spostata nello spazio da che era, diciamo, proprio al limite del bocca scena sul palcoscenico, adesso è diventata proprio, ha sfondato la quarta parete, e Pierpaolo me l'ha fatta diventare tutte le teste di quelli che saranno gli spettatori dello spettacolo. Questo mi obbliga ad avere uno sguardo sempre sul pubblico. So che è abbastanza difficile, perché quando ho fatto altri monologhi, per esempio la Maria Zanella, guardavo solo nel vuoto, nel nero della platea, e lì vedi la qualunque cosa ed è molto difficile rimanere dentro, eccetera. Però è anche la possibilità di essere ancora più diretti, ancora più attaccati al pubblico, proprio perché appunto è un linguaggio non semplice, che ormai, come diceva, è vero Pierpaolo, è nostro perché da tanto tempo lo pensiamo, e perché per arrivare a quest'ora e un quarto di spettacolo l'abbiamo strappato, abbiamo preso delle frasi messe alla fine, quelle alla fine messe all'inizio, quelle abbiamo buttate, perché Testori insomma è un autore, caspita, fin troppo esigente, nel senso che, voglio dire, la sua pretesa di mandare integralmente in scena un monologo di 2 ore e mezza con tutto quello che dice, oggi, in questo momento storico, lui sarebbe il primo a dire no, non è possibile. Forse negli anni in cui lui l'ha scritto la situazione culturale, insomma, era differente, c'era più disponibilità da parte del pubblico ad immergersi in cose così anche pesanti, insomma. Invece, però, io credo che il lavoro che abbiamo fatto, che ha fatto Pierpaolo insieme a Francesca Manieri, sia stato splendido, perché lo abbiamo asciugato di tutto, tantissimo, ma non togliendogli niente, di tutti i suoi passaggi importanti e cruciali per spiegare gli innumerevoli piani che ci sono in questo testo. Cosa ti è piaciuto di questo personaggio, più di tutto, all'inizio, fin dalla prima lettura? Guarda, la cosa che mi ha, da fin dalla prima lettura, lo dico, guarda, è proprio una cosa umana, fragile se vuoi, è una cosa privata mia. Io quando ho letto questo testo ero in una situazione mia, sentimentale,
molto, molto, molto difficile, molto brutta e dolorosa. E questo testo, quando l'ho letto, diceva con parole altissime, bellissime, urlava delle cose che avrei voluto urlare io. La cosa che mi piace di Rodiade è che mi riscatta, nel senso che mi dà la possibilità di dire in faccia, una faccia che ormai non mi sente più, ma che comunque, se è vero che questo Dio esiste, allora forse sente, ma insomma mi dà la possibilità di dire in faccia quello che poi nella vita non sono mai stata capace di dire in faccia. E la mia, adesso non è per raccontare i miei fatti personali e privati, ma insomma mi ha colpito proprio la sfera sentimentale di questo personaggio, che nel mio caso c'ha questo lato irrisolto di non essere stata mai capace di dire la mia, e invece Rodiade fino all'ultimo vuole capire, vuole sapere, e gli butta in faccia delle cose, si vendica verbalmente e anche fisicamente, insomma. E quindi questo mi è piaciuto, proprio tutta la parte di dolore dell'amore. E anche poi, io non sono credente come Testori, però le domande che Testori fa a chi crede sono anche le mie, perché anch'io stessa mi dico, mi sento delle volte, sento dei discorsi, magari per radio, perché legge delle cose, eccetera, riguardo alla Bibbia, alla religione, eccetera, che mi fanno sentire sempre una puzza di inganno, una puzza di qualche cosa che viene travisato, volutamente fatto travisare. Allora questa roba mi fa arrabbiare, e mentre Testori queste accensioni ce l'aveva per motivi suoi, che sono legati all'omosessualità, eccetera, a me per motivi miei, perché non riesco a capire come si... Non mi fanno tornare i conti, allora le sue domande diventano le mie, insomma. E quindi questo mi è piaciuto, e mi è piaciuto perché la scrittura è sapiente, proprio questo, perché è potente, violenta, colorata, piena di parole, eccetera, però è anche molto diretta. Infatti sì, io riesco ad essere a tradurre tutte, io poi in testa vedo anche un personaggio, probabilmente, che poi Pierpaolo invece è stato proprio bravo nel... Mi ha fatto fare un giro proprio in una zona che non avevo mai previsto di questo personaggio. E io gli sono grata, perché sarebbe stato banale quello che proponevo io. Però è sempre diretto, capito? Il linguaggio è diretto, cioè c'è proprio dei modi ogni tanto che ti fa venire proprio... è molto concreto, è proprio molto materico. In questo senso non è proprio svolazzante così. Bella questa cosa che ci hai detto, grazie di questa anche confessione personale. Ma sì, dai, che fanno sempre gli attori tenuti, che non devono dire, ma chi se ne frega. Ma il coincidere della drammaturgia con l'attore ormai è un punto di forza del teatro contemporaneo, nel senso che se non c'è l'adesione reale, assoluta, di un attore con quello che sta facendo, e quindi anche parte della sua vita messa in campo e messa in gioco, l'esercizio di stile fine se stesso non interessa più a nessuno. Senti Pierpaolo, io ho visto naturalmente un po' di prove, e vabbè, oltre a Maria che è straordinaria ovviamente, però ho notato un bellissimo impianto scenico di luci e anche di musica. Qual è l'impostazione che gli hai voluto dare intorno a una recitazione così forte, già così... Ma innanzitutto con Maria ci siamo detti che avremmo voluto collaboratori di primissimo piano, di grande qualità, di grande calibro, e quindi abbiamo... assieme anche all'Eliseo che insomma ci ha secondato nelle nostre scelte, chiamato quanto di meglio si poteva avere. Quindi abbiamo Francesco Ghisu come scenografo, Pasquale Mari alle luci, Sandra Cardini ai costumi, Francesco Forni alle musiche, che sono comunque grandissimi professionisti, Vincenzo Cucchiara che è qui, e noi abbiamo avuto quindi modo di poter giocare anche con altre sensibilità che ci hanno supportato e sostenuto. Noi ci siamo domandati chi fosse Rodiade oggi, chi potrebbe rappresentare, cosa potrebbe rappresentare, e noi il gioco che ci è piaciuto era quello che probabilmente Rodiade rappresenta una rockstar, rappresenta una figura che, no, che noi siamo abituati a vedere quasi a MTV, perché è una sovrana del carnale, del terreno, del materico, e quindi chi meglio di una rockstar, di una
E quindi abbiamo cercato di costruire quello che è un ambiente naturale di una rockstar, un palcoscenico da concerto, pieno di luci, pieno di glamour, pieno di fascino, ma anche capace di raccontare l'amarezza delle parole testoriane. E quindi questa irridente lusso che quasi all'inizio si tramuta poi invece in una flebile croce cristiana amputata. Bene ragazzi, per me basta così, vi ringrazio davvero tanto, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo per tutti noi. In bocca al lupo per l'Olimpico, che comunque è una scenografia già di per sé. Sì. Sono curioso di vedere come si incastrano le cose. Anche noi. E poi, e poi vediamo a Roma invece. Vi aspettiamo con ansia. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Crepi il lupo. Grazie.